I hate all men, but when he loves me, I feel like I'm floating. When he calls me pretty, I feel like somebody. Come osi voltare le spalle a me? Schiavo! Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome. Sono Illo. Ho parlato giusto qualche giorno fa con la Nadia e mi ha chiesto: ma senti Luda, te cosa piacerebbe davvero studiare? Io: mamma, io non voglio far fatica, io voglio solamente fare la mantenuta. Cioè, perché? I hate all men, but when he... Oh Lord, Jason made another one. Sono in ritardo come al solito, però aspettatemi perché sto arrivando. Con giusto qualche minuto di ritardo, ma non pubblicavo da un po', insomma ero un po' arrugginita, però è uscito un nuovo video su YouTube, quindi fate swipe up per andare a vederlo e come al solito riposto gli screen e rispondo ai commenti, quindi correte subito, immediatamente vi aspetto. Ma ho provato a fare questa pettinatura che avevo visto da Charlie e non mi dispiace, vi dirò la verità, anche sembra tipo leccata da una mucca. Preparatevi per un nuovo video ogni sabato. Super contenta, un applauso. Grazie. Vabbè, come vedete, nel senso, sempre un disastro. I capelli mi sono abbastanza cresciuti. Con anche a farmi le trecce ora, insomma. Proprio una cogliona, quindi brava rincoglionita. Ho deciso di tenere fede a questo mio impegno. Io ovviamente integrati perché devo fare la fit girl. Pomodorini. Ho voglia di pomodori nella piadina. Ma il radicchio ci sta bene nella piadina? Oh! Ma c'è la rucola! Secondo me è un po' marcia, ma ci sta. Quindi la rucola. L'ho comprato apposta. Non io che non so utilizzare Instagram. Ho tipo messo 45 storie senza volerlo e senza saperlo, di mille foto, cioè, ma che... Poi ho capito una cosa, io non posso sorridere tipo così, cioè, veramente, quando faccio le foto devo fare più un sorriso falso, tipo, perché se no mi si chiudono occhi e l'altra resta aperta. Buonasera amici, come state? Allora, non mi avete sentita tutto il giorno perché sto studiando come una matta disperata. L'ho preso pure il contrario, il quaderno grande. Ma quindi ho scritto al contrario? Vabbè, insomma, ho scritto al contrario sul quaderno grande Ludo. E niente, sto studiando come una matta disperata perché questa settimana è bella strong. E sono anche al limite della decenza. No, anzi dell'indecenza, perché poi si sfocia proprio in qualcosa di inguardabile. Infatti i capelli, insomma... lasciamo perdere, mi sa che adesso vado a correre perché ho bisogno di una pausa, sennò ne esco pazza. E niente, ieri ho visto un film, non mi ricordo il titolo, Espiazione, ragazzi, bellissimo, davvero un capolavoro, ma di un angosciante, un angosciante. Che poi ho avuto la brillante idea di utilizzare per cucinare la felpa di Luca, bianca, bellissima, immacolata, l'ho sporcata. Di melograno. Non andrà più via. Ora piango.